pomeriggio, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Anteprima Sport. Mister, oggi casting terminato. Casting. Sì, però è uscita altre, ho avuto delle informazioni su Head of Performance, Head of Scouting. Head significa capo. E capito allora che può dire un'altra cosa, capo dello scouting o capo delle performance in senso generale. Ormai si parla solo così. E io, no, signor Ford, signor Ford, solo Ford. Io odio queste cose. Siamo ormai inglesizzati, come no, si dice. No, signor, io tu proprio Ford, non c'entro proprio, perciò... Buon pomeriggio a mister Franco Gagliardi che è con saluti noi a anche tutti, saluti a quest'oggi. Tutti. Buon pomeriggio al collega Renzo Andropoli del Quotidiano del Sud. È un ben ritrovato, lo ringrazio per essere con noi questo pomeriggio, a mister Andrea Spinelli. Allora, parto da te. Allora, tante belle soddisfazioni quest'anno, una finalissima conquistata, poi vabbè, sono quelle cose che alla fine ci possono stare. Ma sicuramente, sicuramente, grazie per l'invito al di là di tutto. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo fatto un grosso campionato, da questo punto di vista devo ringraziare i ragazzi principalmente, perché alla fine con mille difficoltà siamo riusciti ad ottenere un qualcosa di importante, a giocarci la finalissima dei playoff. Ahimè, persa purtroppo solo e soltanto ai rigori, dopo essere rimasti in 10 per oltre 50 minuti, mi sembra, al di là del fatto che rimane il rammarico di non aver ottenuto la promozione diretta, ma rimane i presupposti di aver fatto un campionato che ha portato 15 punti di vantaggio sulla seconda, sulla quinta, la finale playoff persa a 5 minuti dalla fine. Mi sembra che sia l'annata dei 5 minuti finale. Possiamo chiamarla così. Possiamo chiamarla così, però rimane il fatto che abbiamo fatto un grossissimo campionato, e quindi devo ringraziare in primis i ragazzi che, ripeto, con mille difficoltà sono riusciti ad ottenere un risultato importante. Questo invece è con... Sì. Sì. Non lo mettiamo in difficoltà. Cambieresti, noi giornalisti solitamente lo facciamo. Cambieresti qualcosa di quello che hai fatto negli ultimi 10 minuti della finale? Ma guarda, con il senno del poi il calcio, sì, e certo, qui c'è il mister che ci può dare il senno del poi, è molto facile, visto e considerato che penso che l'hanno vista tutti quanti la partita, e penso che c'era una sola squadra. Allora io parlo Verende Palmese contro una grossa squadra, un grosso blasone, certo, del calcio dilettantistico regionale calabrese, no? Certo. Calabrese. È normale, come dicevo prima, i segni del poi purtroppo non servono. Io, quando tu hai in mano una squadra che durante l'anno ha delle difficoltà, soprattutto con le palle lunghe, il calcio d'angolo, le punizioni, e non riesci, cerchi di sopperire a questa mancanza. È normale che gli ultimi 5 minuti tutti quanti mi chiedono di mettere dentro un difensore, ma se la squadra non soffre, se la squadra non ha avuto dei grossi pericoli, se la squadra ha dimostrato anche in 10 per 50 minuti di andare sul 3-1, io non vedevo il motivo e il perché mi dovessi abbassare, oppure dovevo trasmettere alla squadra di abbassarsi con il baricentro. Quindi questa è un'idea, purtroppo mi è andata male da questo punto di vista. Poi magari nei supplementari l'abbiamo recuperata, eravamo andati in svantaggio, l'abbiamo recuperata a 2 minuti dalla fine, quindi abbiamo fatto un 3-3. Poi ai rigori si sa, è una lotteria. Ci è andata male, però ripeto, rimane il fatto che sia stata un'annata stupenda, e che ancora una volta li devo ringraziare, perché questi ragazzi vanno solo e soltanto primeggiati, ecco, da questo punto di vista. Ma non c'è solo il Verende, perché c'è anche, insomma, il Castro Libero Calcio, che quello regala sempre tante belle soddisfazioni. Abbiamo parlato anche la scorsa settimana con Marco Soliberto. Meno male che da questo punto di vista, grazie che lo ribadisci. Sì, noi per la prima volta quest'anno, oltretutto so che è stato ospite qua il presidente del Castro Libero, abbiamo dato la possibilità del settore giovanile alla Pirossigeno,
quale la FIGC per la prima volta ha fatto il campionato provinciale e con gli Under 10, nonché vincitori dell'anno scorso per il torneo Usacli a Pesaro, quest'anno sono diventati campioni regionali per quanto riguarda proprio il calcio a 5, quindi va fatto un plauso e un merito sicuramente anche alla Pirossigeno di aver creduto nel settore giovanile del calcio a 5 Castrolibero. Però torniamo al calcio di Serie B, perché insomma quello che i nostri telespettatori un pochino si aspettano, mister, era la notizia del nuovo allenatore, la notizia della sede del ritiro con le date già prestabilite. Adesso mancano vari tasselli, a cominciare dagli calciatori. Ci servono conferme, servono insomma innesti nuovi, quindi è un Cosenza che bisogna, come dire, visto che è cambiato anche l'allenatore, il direttore sportivo è rimasto il direttore Roberto Gemmi, quindi qualcosa bolle in pentola, come possiamo dire. Dire che intanto i campionati non sono finiti, perché ci sono tante cose ancora da venire da parte della federazione, di questi ricorsi, no? Anche oggi sappiamo che ci potrebbero essere degli stravolgimenti, ma io non me li auguro, a dire la verità. Ciò vuol dire che il Cosenza è in linea con quello che stanno facendo anche le altre squadre in questo periodo, in linea almeno per quanto riguarda il fatto, anzi si è allenato anche in maniera anche giusta in questo momento. Ha scelto per tempo il direttore sportivo, il quale è stato riconfermato e dovrebbe avere già una storia del Cosenza passato molto chiara, cioè sa già cosa eventualmente può mancare, quello che necessita. C'è stato l'ingaggio di un allenatore che io conosco abbastanza bene, perché a parte il fatto che è Regino di Melito Bortosà, però diciamo, ha giocato sia contro il Cosenza sia contro il Rende quando si era in C con la Juve Stabia, e mi sembra, anzi in quel periodo insieme a Ciccio Modesto, perché bisogna anche dirlo, riconoscerlo, in quel periodo erano i due giovani più importanti di quella categoria, sicuramente. Poi Ciccio ha avuto un'evoluzione esagerata inizialmente, che adesso ha una frenata, ma mi risulta che sia stato ingaggiato dall'Atalanta, nel settore giovanile dell'Atalanta, e questo mi fa piacere, essendo anche, ritengo, molto amico dell'allenatore che allena l'Atalanta. E nello stesso tempo Gasperini, però sicuramente so pure che Caserta ha avuto un buon periodo successivo a quel campionato, ed è uno degli elementi che, tra l'altro, anche se un campionato può essere andato un po' male, è emergente. Ciò vuol dire il Cosenza rispetto a prima per certi versi mi interessa molto positivamente, perché per tempo ha un direttore sportivo che conosce tutto ciò che deve sapere del Cosenza e ha un allenatore per tempo. Una cosa che forse contesto, anche perché quando parlano tutti, no? Io ho una mia che non la riesco a spostare, non capisco l'inglese quando danno si offre, ne capisci. Però poi il calcio, che è quello che conta, lo conosco. Lo conosco da vecchio, normale. No? Poi ci sono uno che pensa, Maria Strambalata, però le dico, a me quello che mi fa impressione è che si parli del Cosenza come adesso c'è il direttore sportivo, benissimo, il quale con l'allenatore sta cercando lavorando. Di trovare gli uomini. Io da che mondo è mondo, se si è, ma qui non siamo ancora preparati, ed è subito un appunto che faccio, no? L'allenatore spesso e volentieri deve allenare. Sono quelli che si abitano nella stanza della società per un anno intero, che devono riuscire, che qualità ha l'allenatore, e lo scelgono. E spero che Gemmi lo abbia capito, oltre ad essere amico con Caserta, sappia bene l'allenatore che caratteristiche preferisce avere nell'ambito della propria squadra. E su questo dico, noi siamo indietro, no? Cioè quando sento che si va al mercato affinché l'allenatore possa dare il placet, a me, abituato a Reggio, dove compa o è così, dice l'allenatore deve allenare, la società deve essere capace nell'ambito dell'anno preparatorio, che poi è l'anno in corso dei campionati, individuare intanto
i giocatori che possono andare bene per Caserta. Non mi piace sentir dire che Caserta possa dire mi piace quello, non mi piace quello, mentre però la società va là e dice ti diamo tutto quello che c'è da prendere sperando che possa piacere al Caserta. Io penso un'altra cosa, questa la chiedo a Renzo, che poi ci sono... Ho messo un po' di cose, po' di... No? Cioè la cosa che non contesto in questo coso che mi va tutto bene è che l'allenatore deve essere pensato come quello che a gemmi deve dire no, quello non lo pigliare che non mi va bene, perché allora vuol dire che la società non sa che caratteristica ha l'allenatore per poter allenare una squadra preparata dalla società, non totalmente dall'allenatore. No, ho capito, però io quello che penso, Renzo, è che magari deve dare delle indicazioni sul modulo che gli è più congeniale, quindi magari se serve... Ma come tu pigli un allenatore se non sai come sa Jomuyoka, capito che non mi hai seguito, non mi segui, ti ho detto, la società ha scelto il migliore allenatore, ti ho fatto l'elogio prima, è giovane e deve sapere come, senza andare a pensare, cioè mi vede che ne dice, che tu piglia fa, se noi ritorniamo bisogna dire che oggi comunque giustamente come dici tu l'allenatore deve avere la certezza, la conoscenza. Anna, si sta scialando, come si chiama, Akito, no? Il pepe, per la verità, o no, Renzo, che ne pensi? Oggi un allenatore deve scegliere più situazioni di gioco, le deve adeguare a più situazioni di giochi, perché esistono giustamente i vocaboli inglesi, come dici tu. Mi hai minato subito un numero, però... dato che è un momento di grande euforia. E anch'io mi sono andato nell'euforia, poi parlo più. Sono contento di quello che sta succedendo perché contrariamente al solito siamo in anticipo, no? Pare che ho detto questo. Però non mi venite a dire, mi piace sentire che l'allenatore è stato scelto e insieme a Gemmi sceglie quell'allenatore. Allora vuol dire la programmazione che significa? La programmazione significa che il Cosenza si sta dando la struttura finalmente giusta, scegliendo il direttore sportivo, prendendo subito l'allenatore e ancora di più scegliendo i giocatori che si rifanno alle caratteristiche che può meglio allenare un allenatore scelto attualmente che si chiama Caserta. Bisogna espresso. Adesso però il nostro telespettatore dice: cara Anna, puoi chiedere ai tuoi ospiti se l'arrivo di Caserta a Cosenza può essere un qualcosa in più per l'obiettivo del Cosenza, o visto che è stato esonerato a Benevento si è un po' ridimensionato? Questo ce lo chiede Claudio, parto da Renzo e poi vado ad Andrea. Uno, qual è l'obiettivo del Cosenza? Ancora no. Allora se non lo sappiamo come facciamo a dire se è adeguata all'obiettivo del Cosenza? Se l'obiettivo del Cosenza è fare 102 punti, io ho dubbi che magari si possono fare con Caserta, tanto per dire. Se l'obiettivo del Cosenza è fare 44 punti, dico l'allenatore è adeguato. Bisogna conoscere gli obiettivi, bisogna conoscere le idee e bisogna conoscere anche l'allenatore, ragazzi, perché non è che si può guardare solo il curriculum. Io almeno prima di giudicare una persona ci voglio parlare, voglio capire, voglio vedere la sua personalità, il suo carattere, il suo modo di pensare. E dopodiché riesco a farmi un'idea. Così, guardando soltanto che ha vinto due campionati di Serie C, ha fatto una retrocessione, è stato un esonero, io non riesco a capire se questo è un grande allenatore o un allenatore che non vale nulla. Quindi io ci devo parlare e quindi invito la società a farci parlare con l'allenatore, possibilmente così riusciamo a farci un'idea di che cosa arriva a Cosenza. E dopodiché uno può esprimere un giudizio. Diversamente uno dice, tu mi dici chi è Caserta? Io non lo so. Però voglio dire... Non mi fido dei numeri e delle cose già scritte. Sicuramente Renzo, il curriculum è comunque un allenatore giovane. Sì, lo stesso può essere stato detto magari con Pirlo quando è arrivato alla Juventus, non aveva un curriculum chissà come. Calcistica a volte, esatto, è sempre così. La ciambella, come si suol dire, non nasce sempre col buco. Ognuno non la vuole per quello che è. Sicuramente, come ha detto mister Gagliardi, da questo punto di vista... Quest'anno il Cosenza, a differenza degli altri anni, sembra in riga, anzi forse è una delle società, al di là magari di qualche altra società che ha cambiato qualche cosa, che è organizzata. Giustamente a un allenatore, a un direttore sportivo, è giusto che la scelta dell'allenatore sia fatta anche in virtù di un modulo di gioco che lui vorrà esprimere. Sicuramente avrà parlato col direttore, sicuramente avrà un'idea sua di base per come vorrebbe giocare. Poi oggi, lo dicevo prima, il calcio è bello perché ormai ci si conosce tutti e tutto,
da questo punto di vista, quindi ti devi adattare sempre al modulo della squadra anche avversaria e devi cercare di controbattere cercando di vincerla. E giustamente, come dice mister Gagliardi, più armi hai all'interno del proprio organico e più hai la possibilità di metterli in difficoltà. E da questo punto di vista, giustamente, è un allenatore giovane, è un allenatore che comunque ha vinto, è un allenatore che sicuramente è stato scelto perché si facevano più nomi, certo, da questo punto di vista, quindi forse oggi Cosenza ha un po' più appeal rispetto agli anni passati. All'epoca noi andremmo contro il direttore, però oggi penso che Cosenza, da questo punto di vista, anche dai nomi che si fanno, bisogna vedere se poi, ecco, questo appeal è veramente realtà oppure solo fumo. Certo, una cosa è certa, per come gioca lo si capisce, lo si è letto, lo si è visto. Lui sicuramente gioca sempre con la difesa a 4 e con i tre centrocampisti. Poi può giocare con il 4-3-3 o con il 4-3-1-2. Quindi in base a questi due schemi di gioco si può costruire la squadra. Ma ovviamente il lavoro di Gemmi è un lavoro piuttosto importante, notevole, anche faticoso, perché non c'è solo da prendere i giocatori da dare al mister per fare una squadra, diciamo, che possa regalare qualcosina in più alla tifoseria, alla città, ma soprattutto c'è da mettere sul mercato un bel po' di gente che è tornata indietro. Abbiamo molti giocatori da piazzare, è un lavoro faticoso, anche perché oggi non è facile piazzare giocatori in Serie B, dove tutti vorrebbero andare giustamente a giocare, però non è facile. Poi ovviamente c'è il casting, come dice lui, abbiamo una serie. Non trattiamo vocaboli inglese. Parliamo abbiamo, potabile. Come abbiamo una serie di nomi che sono sotto osservazione, nomi importanti, dal costo importante, che non sono liberi sul mercato perché vincolati ad altre società. Quindi è un lavoro difficile per Gemmi, certo. Lamantia, e non è che è uno dei nomi che gira, e non è che fai così e ha preso Lamantia, e c'è un lavoro dietro importante e faticoso, sia per Gemmi e soprattutto anche per Guarascio, che dovrà mettere mano in tasca se vuole che questo casting si tramuti poi in troupe. E quindi in troupe. Intanto c'è qualcuno che ci chiede. Come stai scialando? Oggi sono ben coperto. Ben coperto. Mi chiedono intanto, a proposito, su Micaia, ci sono notizie su Micaia, visto che era dato quasi per fatto, invece hanno cominciato a vedere che il Cosenza è interessato ad altri portieri. È il solito iter, noi li trattiamo e gli altri li prendono. Per favore, mi potete rispondere durante la trasmissione? Certo, rispondiamo. Allora, a quanto pare Renzo Micai oggi scade il contratto, proprio come dire, la scadenza ufficiale. Adesso bisognerà capire se il direttore sportivo riesce, insomma. Le notizie sono che la società, quindi il direttore sportivo, ha formulato un'offerta al giocatore che in questo momento è in vacanza, quindi magari la sta valutando. Ma visto che è un giocatore che oggi sul mercato ha richieste anche di società che hanno obiettivi e budget superiori a quello del Cosenza, bisogna anche far leva sul sentimento, sul cuore. Lui qui è stato benissimo, è stato trattato benissimo, la tifoseria per lui è impazzita, oggi non c'è un cosentino che dice che il Cosenza non parla bene di Micaia, quindi bisogna insistere anche sul sentimento per cercare di fargli accettare Cosenza magari a 10, 20, 30 mila euro in meno rispetto magari a chi dall'altra parte può offrire. Quindi è un lavoro complicato. Vedi, io andando a Renzo non lo amo profondamente. Ma non lo puoi specialmente, amare? No, specialmente averlo vicino una trasmissione. Però, no, però io, dato che sono uno che... lui non si espone spesso, però ascolta e lui mi deve ascoltare. Io non amo fare trasmissione spesso insieme a lui, no? Perché lo vedo uno che mi può dare fastidio, va bene? Io sono tranquillo, però ascolto anche quello che dice. Guarda che questo spezzone di entrata sua in questa trasmissione
che ha parlato di Mikai che può essere anche irretito o doveva essere irretito per tempo, facendo leva sul sentimento che si può creare in un calciatore, anche in calciatori che mai hanno pensato al sentimento se non ai soldi. Certo. Allora, questo tipo di entrata è importante e io, dato che segno uno capo, vai oltre e dico e me ne faccio carico, apprezzo molto, anzi, questo tipo di inciso che è uscito da Renzo, che io non amo profondamente dal punto di vista della collaborazione, no, però perché io parlo, usare Renzo con i cami 50 anni fa ha detto no, dove sa proprio anni, comunque per dire, però questo tipo no. di intervento io lo andrei a estrapolare per farlo smetterlo come didattica, come metodologia di lavoro nel momento in cui, no, anche nel calcio si devono cercare di irretire o favorire gli ingressi oppure favorire le permanenze di determinati giocatori, specialmente calcistiche di pallone. Cioè, perché non è detto che nami tutta armata, mo guarasci un cacciarapela. Mikai, probabilmente, e questa è una colpa della società, se ancora non è stato portato a cos'è, dopo il discorso che ha fatto Renzo, per quei motivi che ha elencato, che per me sono basilari, ma perché vengo in Reggio, è un'altra volta, e Reggio si così badava, non arrivava a questo momento senza che Mikai potesse essere libero di scegliere di andare a un'altra parte. Dopo che a Mikai l'ha fatto Cristiano, te l'hai detto la verità o no? Okay. Io poi parlo in maniera, che dici che credo, ma non è pallone che esso. Tu l'hai detto in maniera garbata, da che io ti ho riconosciuto, deve essere preso come inciso per fare determinate valutazioni e per fare determinati altri contratti. Io invece credo e che qualcuno mi senta, ma non ci fa calcio, che cazzo contate, casa sta facendo calcio, qua, vai avanti. Allora, c'è in linea, lo ringrazio perché è voluto intervenire con noi oggi perché vuole fare una bella sorpresa al suo amico Andrea Spinelli. Buon pomeriggio a mister Franco Giugno. Mister, grazie per essere con noi questo pomeriggio anche solo al telefono, ti aspettiamo ovviamente in studio quando vorrai, ecco. Ma intervengo volentieri quest'oggi perché intanto c'è un parterre notevole, insomma, no? Con Franco Gagliati che sembra, insomma, un primo attore a livello di Troisio o Benigni, insomma, che è meraviglioso. Ma soprattutto sono intervenuto perché volevo fare i complimenti per la stagione appena conclusa da Andrea Spinelli, che davvero ha prodotto una stagione ad altissimo livello e dove meritava sicuramente di accedere al campionato d'eccellenza attraverso comunque un buon gioco per tutta la stagione, proponendo qualcosa di leggermente diverso rispetto a questi campionati dilettanti che sono poca cosa. Tra l'altro io ho letto, ho visto qualcosa anche della finale playoff perduta in modo davvero scellerato, per colpa sicuramente non sua, ma di un arbitraggio quantomeno discutibile. Tra l'altro una squadra che ha giocato per 50 minuti in inferiorità numerica e ha mantenuto sempre e comunque costantemente il pallone del gioco in mano, e quando poi si perde calcio di rigore possiamo dire quello che vogliamo, ma io ricordo a me stesso, a tutti i tuoi ospiti, che noi perdemmo una finale mondiale di calcio di rigore, che sbagliarono magari forse i più grandi giocatori italiani degli ultimi 30 anni, faccio parecchio. Lì è un'altra cosa, ho chiamato per questo perché mi faceva piacere fare i complimenti ad Andrea in diretta, glieli ho fatti tante volte da persona, però volevo rendere partecipe i tuoi ascoltatori, che sono tanti, di questa mia dimostranza nei confronti di Andrea, quindi ci tenevo tantissimo. Mister, ne approfitto della tua telefonata anche per chiederti cosa ne pensi di Caserta, della scelta del Cosenza su Caserta. Beh, Fabio credo che sia un profilo importante, cioè è un allenatore giovane, perché 44-45 anni è un allenatore ancora relativamente giovane. Ha prodotto delle ottime cose sia a Castellammare di Stabia che a Perugia. Un'annata disgraziata ci può stare, è successa
ad Ancelotti, a Spalletti, a Sacchi, e ne vogliamo parlare a chiunque, quindi, ma è un profilo importante. Io credo che sia l'allenatore migliore per profilo scelto da Guarascio negli ultimi 10 anni, ecco. Quindi su questo non ci sono dubbi. Poi è ovvio che mi viene qualche dubbio, nel senso, se Fabio ha accettato di venire a Cosenza, probabilmente avrà parlato con chi di dovere, non lo so se il presidente, o il direttore sportivo, per farsi dare delle garanzie tecniche, certo. Perché lui è un allenatore che merita delle garanzie tecniche, non è Dionigi, non è Viali, che è uno alle prime armi. Io credo che lui avrà chiesto delle garanzie tecniche per poter proporre un progetto di gioco che rimarca da vicino quello che ha detto prima a Renzo Andropoli. Cioè, lui è uno che ama comunque giocare con la difesa a 4, poi al di là della fase offensiva. La fase offensiva dipende molte volte dai giocatori che gli vengono messi a disposizione per quanto riguarda le qualità tecniche, no, e le affinità, insomma, per produrre poi un gioco particolare. Dipende dalle caratteristiche che gli vengono messe a disposizione. Quindi io credo che Cosenza forse quest'anno abbia scelto un ottimo allenatore. Per quanto riguarda i giocatori, sentivo prima parlare di Mikai, sentivo parlare prima di Lavandia. Io conosco Lavandia, non l'abbiamo avuto a Lecce 2 anni, io conosco su quale cifre viaggia Lavandia, credo che sia assolutamente non alla portata del Cosenza. E su Mikai credo che, al di là della battuta di Franco prima, ma non è vero che poi l'abbiamo rivalutato noi, è vero, sì, ha fatto una grande stagione, ma non è che è un grande portiere. Mikai, io so da fonti mie che ha molte richieste in Serie B, sì. Anche a cifre importanti, e ecco, senza, se vuole tenerlo, deve adeguarsi alle cifre che propone il mercato. Cioè, non si può pensare di tenere Mikai a solito pane e formaggio. Ecco, qui bisogna capire che questi sono calciatori che sono appetibili. Lui è stato l'altra volta, sono stati al matrimonio di Arco Maniero, sì. In una masseria pugliese dove il proprietario è un amico mio, dove c'era anche Tutino, c'erano anche altri giocatori. Io so che Mikai ha ricevuto una proposta importante da Cosenza, ma non abbastanza importante da indurlo a rimanere. Parte le altre proposte. Poi, per quanto riguarda l'attaccamento alla maglia, penso che non esiste più. Cioè, 20-30 mila euro di differenza rimango a Cosenza. Ma l'ultimo esempio eclatante è Tonali, che aveva giurato amore eterno al Milan, voglio la 8 di Gattuso, rimarrò qui ce a ne sono tanti. Come esempi. Sono arrivate le offerte un po' importanti, arrivederci, ciao. Allora, è cambiato, mica bisogna dargli i soldi che chiede, se no andrà da un'altra parte. Ok, mister, io ti ringrazio. No, aspetta. Grazie a voi. Aspetta. Perché il Milan aveva bisogno di questa cessione. Allora, io ringrazio Franco Giugno per aver partecipato a questa nostra trasmissione. Saluto Nino Neri, che è in collegamento con noi da Reggio Calabria. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Seconda parte di Anteprima Sport, perché qui la discussione, nonostante la pubblicità, va avanti. Avevo visto già in collegamento con noi, li saluto entrambi, sia Nino Neri. Buon pomeriggio Nino, come stai? Non c'ha le cuffie, non ci sente, ci sentirà tra pochissimo. Sia Silvio Zizia, che saluto. Silvio, come stai? I tenere cuffie, Silvio. Bene, voi? Bene, 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 bene. Saluto mister Gagliardi, Renzo Andropoli e il mister Spinelli. Allora, non so se Nino si è rimesso le cuffie, perché volevo partire da lui, eccolo, lo vedo. Ciao Nino, buon pomeriggio. Perché buon sono pomeriggio, insomma, buon tutti. Nelle ultime ore, possiamo dire così, Nino, che arrivano delle notizie che non hanno nulla a che vedere con la realtà, perché insomma anche su molti siti del Brescia Calcio si parlava di un'esclusione della Regina. C'è questo pronunciamento della Covisoc, però ancora non è uscito nulla, quindi insomma queste notizie che rimbalzano su siti bresciani sono come dire, notizie fake news, possiamo dirle così. Ma guarda, ti ho messaggiato anch'io pochi minuti fa, perché c'era prima la notizia che parlava di una esclusione da parte della Regina, quindi di una riammissione da parte del Brescia. Poi ho ricevuto subito una chiamata
da parte di un direttore di un istituto assicurativo molto importante su scala nazionale, il quale appunto mi diceva di lasciar perdere tutte queste fake news, che la regina ha pagato tutto e quindi di stare molto tranquilli che la Covisoc tra qualche ora darà parere positivo. Covisoc che si è riunita intorno alle 14.30, quindi mi pare che tutta questa tempesta che si è riversata sulla regina in questi ultimi giorni, addirittura anche con attacchi molto feroci dal punto di vista personale anche nei confronti di Saladini, debbono avere necessariamente una schiarita. Quindi incrociamo le dita, aspettiamo il comunicato ufficiale affinché la Covisoc possa dare via libera alla regina e subito dopo, da quello che appunto che mi veniva riferito, la regina sarà venduta ad un imprenditore importante, sponda svizzera, quindi italo-svizzero dovrebbe essere il nuovo proprietario della regina. Ma ovviamente questo qui avremo la certezza nel momento in cui la Covisoc darà disco verde alla regina affinché possa partecipare al prossimo campionato di Serie B. Permettimi di fare i complimenti, che finalmente almeno tutti voi siete contenti, in primis tu. Guarascio ha alzato l'asticella, arriva un grande tecnico, Fabio Caserta, in settimana verrò lì ad abbracciarla a Fabio, sono contento che rientri alla grande dopo essere stato trattato non bene da parte del presidente Vigorito del Benevento, e quindi io sono sicuro, se il pubblico gli sarà accanto, sia a Caserta e sia a Guarascio, sono certo e sicuro che quest'anno il Cosenza disputerà un campionato abbastanza, e ripeto, abbastanza tranquillo. C'è qualcuno che però insomma ha un po' di dubbi su questa cosa che tu stai dicendo, anche se io ti vado a leggere per esempio il messaggio di Romeo Naccarato, che saluto. Il mio pensiero è che oggi la società stia facendo i passi giusti per un futuro molto diverso dagli ultimi anni, sono certo che possiamo essere protagonisti, forza lupi. Silvio lo vedo un po' così, con la faccia da punto interrogativo, posso dire così. Silvio, come lo vedi? Tu come, cosa ne pensi del... A te, ti vedevo un attimino così. Dico, come lo vedi a chi? A te come ti vedo. Ma su che cosa? Su Caserta volevo capire cosa ne pensavi, come allenatore. Caserta è un buon allenatore, cioè non ti scordare che l'anno scorso alla Juve Stabia era stato preso per cercare di far bene, almeno i playoff, no? Aveva una grossa squadra. Al Benevento. Poi, quindi vuol dire che l'allenatore è un allenatore in gamba, importante. Poi purtroppo nel calcio tutto il contrario di tutto, ha fatto male, è stato esonerato, però come dicevate prima vi ho seguito, dipende tutto da quello, dagli obiettivi che ancora non si sanno del Cosenza, se il Cosenza non... oppure... Scopre le carte, come si dice, no? Eh sì, oppure da qui a qualche settimana, quando secondo i giocatori che si prenderanno, allora potremmo dire la nostra. Attualmente, guarda, io la metto, visto che poi alle 4 tu chiudi la trasmissione, non è giusto? Non è, sì, la, sì, l'avete sì, ridotto, sì. L'avete ridotto, quindi non riesco nemmeno a sentire bene Gagliardi, perché Gagliardi ha bisogno di un'ora e mezza, due ore, cioè non è che gli potete chiudere la trasmissione così subito in mezz'ora, 40 minuti. Vabbè, comunque. Allora io, visto che non ti ho... dovevo darti per tempo quello che avevo fatto io, una specie di schizzetto, diciamo, da poter farlo vedere, sì, a tutti, però immaginatevelo. Cioè in questo momento il Cosenza ha linea difensiva. Allora io ho già la lista, quindi vediamo se... Allora guarda, no, fatti la lista, l'ho segnato qua. Vediamo. I portieri, partiamo dai portieri. No, il portiere c'è una X quanto una casa. Te lo dico io, ci sono Marson e Lai, che sono... ho capito, ma io parlo di un portiere... Aspetta, segue. No, io sto dicendo, io dico quelli che sono adesso sotto contratto. No, ma c'è anche Matosevic, però io ti sto dicendo come la vedo io... Come... La dici... squadra. Ok. Allora, in questo momento, oggi, il Cosenza c'ha di proprietà e quindi che possono giocare domani, se il Cosenza dovesse giocare domani. Sì. Martino a destra, Dorazio a sinistra, come diceva Renzo, centrali Meroni e Rigioni. 4 in difesa, ok? Dopodiché c'ha 3 a centrocampo, di solito Caserta gioca col 4-3-3, oppure come diceva giustamente Renzo, con un fantasista dietro le punte, certe volte anche col 3-4-3, vabbè, comunque, mettiamo 4-3-3. Lui c'ha Calò, che è un suo vecchio pallino,
centrale di centrocampo. Dopodiché mettiamo che mette Florenzi come gli piace a Gagliardi, no scherzo, braccetto di sinistra, no? A destra non c'è più Brescianini, ok? Quindi una X importante. Dopodiché davanti c'ha i giocatori Zilli prima punta, D'Urso a sinistra esterno alto e a destra manca Marras. Altra. Quindi diciamo che pronti via così sulla formazione titolare, diciamo così. Se dovesse giocare domani mancano tre giocatori importanti, Mikhaj, Marras e Brescianini. Quindi tu dici già ci sono Cioè, già partiamo male. tre Tre incognite. incognite importanti, tre incognite importanti. Quindi diciamo che nonostante abbia 24 giocatori, 23 giocatori in rosa, Sì. però alla fine non è che tutti possano fare alla grande la B. Hanno bisogno di 4, 5, 6 giocatori importanti. Poi, per esempio, per Caserta servono due esterni alti importanti. Tre centrocampisti centrali di copertura. Florenzi è più bravo ad offendere che non a difendere. Cioè, quindi metto come argomento di discussione ai tre esperti che è lì, molto bravi, nello studio, anche a Nino Nervi. Allora, io intanto vi volevo leggere perché qualcuno ci chiedeva chi sono i giocatori, insomma, in questo momento nella rosa del Cosenza. Fra i portieri, come diceva Silvio prima, ci sono Marson e Lai, difensori, C'è anche Matosevic Matosevic che all'indietro. rientra, sì. Poi ci sono difensori Rigione, Dorazio, Rispoli, Venturi, Meroni, Martino e Lavardera. Centrocampisti Florenzi, Voca, Calò, D'Urso e Prestiani, attaccanti Zilli, Finotto e Arioli. I rientri Matosevic, Pandolfi, Sueva, Panico, Hirstov e Tejù. È un bel lavoro c'è Gemmi, io l'ho detto, è un bel giustamente lavoro per Gemmi. Renzo lo diceva, è un bel lavoro per il direttore, così come bisogna essere anche propositivi, perché a differenza degli anni addietro non andiamo in ritiro con 5-6 persone. Cioè, quindi da questo punto di vista Lui dice un passo avanti. ma sicuramente Mister Gagliardi l'aveva già detto prima, Sì. è un Cosenza che in questo momento parte con i presupposti giusti per fare qualcosa di importante. Adesso aspettiamo perché a differenza anche delle altre squadre non è che vedo che le altre squadre si muovano in maniera diversa. Sono tutti quanti lì alla finestra, da domani in poi si aprirà il Il mercato, il calciomercato. calciomercato in maniera propositiva e quindi da lì a breve sicuramente ci sarà un grosso lavoro da parte del direttore. Quello che volevo chiedere era se qualche giocatore che lui ha avuto a Benevento, secondo te, potrebbe arrivare, visto che... Sì, Come pe... cosa ne pensi? non più di uno, Non più di uno. perché Benevento è stata, come dire, un disastro, e quando ci sono disastri la responsabilità non è mai né del presidente né solo dell'allenatore, ma è di tutti. Quindi ognuno a Benevento ha partecipato A a questo questo disastro. disastro sportivo. Per cui uno, sai, come si dice, nel cesto di mele buone, se ne metti più di una marcia, si guastano tutti. Quindi tu Quindi dici. io ci andrei cauto col Benevento, molto cauto. No. Altro inciso da prendere e incorniciare, affiggere alle pareti di Cosenza e dice un biscordato sta cosa, capito? Perché non lo puoi vedere, vedi? No, ma non è vero, non è che Ma vedi che c'è, a non lo proposito di posso non vedere. Ti ho vedere. detto prima, mi dà fastidio che nel momento in cui dice delle cose che per me io le ho dentro da una vita e le dice, pare che chissà chi dice, ma mi dice di nuovo così. Mi fa venire idea, nell'ambito di questo Cosenza, con quasi niente, devono essere appiccicate queste Un frasette in vademecum, ogni va bene circostanza. vademecum, non è No, inglese mi fa piacere, vademecum. ma che se sono amici da vecchia data, cioè si partecipa alle cose, no? Io l'ho fatto un po' più tecnico, ma lui come vicino ai tecnici è saputo sta pure, mo parliamone, mi fate pure cose che mo lo devo incensare, Vedi che c'è Nino Neri assolutamente. che Che è lui si pochissimo pungola su un Lui va a argomento. cercare, a me non mi incensa nessuno, mi dava la cabeccia Vedi che c'è Nino dell'Africano. Neri che ti Solo pungola lei, non il su mio Nino, ci devo dare una matita, che è il mio un argomento. Nino. Dammi qualche Nino sta notizia buona, aspettando. non di Caserta, che Caserta lo conosciamo bene, farà bene a Caserta. Che tutti gli allenatori che ci sono stati prima in Caserta, nell'ultimo periodo, Adil ci potevano solamente alzare le scarpe, solamente per un carattere cattivo, catena da vero reggino, non reggitano, no? Si farà bene.
diamogli il tempo, perché quelli che sono venuti, e questo lo dico, non erano migliori come pedigree nel momento in cui sono arrivati, sono diventati oggi allenatori. E se lui saprà scegliere le cose giuste di Cosenza, Caserta a Cosenza troverà il modo per poterlo poi andare a vederlo andare dove merita di andare, e dove già nel campionato che ha fatto a Stabia 3 anni fa, mi pare, quando il Cosenza ha vinto, già si era imposto insieme a un altro, Cacciumindu Puro, anche se non lo merita per quanto riguarda tutto quello che sta facendo in questo ultimo periodo, manca una telefonata, e il buon Ciccio Modesto, e i due migliori allenatori della Calabria, che una a Stabia e una a Rend, hanno fatto il bello e il cattivo tempo in tutte le squadre contro tutte le squadre che hanno visto avversare questo Juve Stabia e Rende stesso. Guarda che c'era Nino che però ti voleva fare un piccolo appunto. Fammelo Nino, è vero? Abbiamo parlato l'altra volta a te mister, perché stiamo ancora attendendo insieme a Silvio lo vede un pochino deperito, è vero Nino? Lo vedi un po' deperito? Sì, purtroppo sì, e questo mi preoccupa molto. Perché mi preoccupa la salute di Ginza, perché ancora aspetta questa famosa cena da parte del dottore Gagliardi. Io non vi auguro di andare sempre a funghi come io purtroppo sono costretto, però c'ho un nipotino che mi trasturba. Quindi Davide mi prende il tempo. Ciao, Però quando venite dalle mie parti in Presila, Casali del Mango, non dimenticatelo, che è uno dei centri storici del tipo per il Cosenza Calcio. Sarete miei ospiti, sicuramente. Allora andiamoci, organizziamo un pullman e andiamo. Volevo solamente dire due cose, visto che abbiamo una grande fortuna di avere addetti ai lavori che sono i tuoi ospiti. Avete intelligentemente fatto vedere la scheda di Caserta dove ha allenato negli ultimi anni. E io non ti nascondo, cara Anna, che ho un po' di difficoltà, perché sono molto amico di Fabio, una persona molto umile, secondo me molto brava e allo stesso tempo anche molto fortunata. Ecco, la vedo adesso 2022-2023, Benevento esonerato dopo 6 giornate. Chiedo al maestro Gagliardi, chiedo al mister Spinelli e chiedo anche all'altro mio amico ospite in studio, come si fa ad esonerare un tecnico dopo 6 giornate? Spiegate. Anche perché i risultati, se ricordo bene, aveva vinto col Frosinone, risultati abbastanza importanti. Io di nuovo parlo di Renzo, se in un gestino di mele che stanno quasi buone, ci chiave in un pari di mele marce e finisce Benevento, finisce il Crotone, non mi dimenticare il Crotone, ma poteva andare in Serie B, ma scherzia, e c'erano. E io mi rifaccio al Crotone di Ciccio Modesto, e voi ci mettete pure un allenatore che potrebbero essere anche capaci, no? Ma ci mettete quelli che poi giocano, non dico contro, però lasciamo stare, no? E compare me, che non trovano il feeling, probabilmente non hanno trovato il feeling, perché gli uomini duri, gli uomini forti, se non sono collaborati in maniera decisa da parte della società, fanno come se tutta l'erba un fascio, tutta la cista si infrangedisce. E ho detto, dalla mia maniera ho detto. Senti, si parla anche, Nino, volevi aggiungere qualcosa? Sì, se mi potete amplificare, perché ti leggo l'ultimo messaggio che mi è arrivato da parte di un amico che credo sia abbastanza attendibile. Alle ore 14:30 hanno iniziato a lavorare in Covisoc. L'appiglio è l'assoggettamento del Consiglio federale alla sentenza di omologazione del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria. Sul comma C del comunicato numero 169 si enuncia chiaramente, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, la regina 1914 dovrà essere iscritta. Quindi finisce questa grande telenovela da parte dei fake news che ci siamo portati indietro da circa un mese e mezzo. Quindi il derby ci sarà tra qualche mese, cara Anna. Ce ne saranno 3 derby, Cosenza, Regina e Catanzaro. E io sono in difficoltà perché a Catanzaro c'è un mio grande amico che da una vita che è Carmelo Moro. E a Cosenza, oltre voi, che ormai siamo un'unica famiglia, quelli di Ten, c'è anche Fabio Caserta. Mi sa tanto che dovrò dargli due dispiaceri. Sarà la volta giusta che il mister ti porti a pranzo o a cena, dai. Sì. È la volta giusta, lo vedi?
Allora Nino, io ti ringrazio perché so che ci devi lasciare per impegni già presi. Grazie in per... bocca al lupo al mister Spinelli, in bocca al lupo perché rientra alla grande sicuramente durante l'anno sportivo 23-24 ti chiamerò molte volte mister. Grazie, gentilissimo. E a proposito, mi hai dato l'assist, il futuro di Andrea Spinelli. Ma il futuro, devo essere sincero, valuta. ancora non come? Valuta. È certo che valuta. Ancora stiamo aspettando, anche perché oggi, come hai detto ancora, tu prima, scadono i contratti, quindi siccome ci sono ancora delle piccole situazioni che dobbiamo risolvere insieme alla società, che mi auguro da qui a breve risolveranno sicuramente in maniera ottima, perché hanno le credenziali giuste per cercare di fare bene. Si stanno programmando già con il nuovo allenatore, stanno già costruendo una squadra importante, quindi mi auguro che da qui a breve sistemino anche con me quello che è la situazione, dopodiché non posso fare altro che di fare per loro. Nel frattempo, giustamente, ho qualche richiesta valutiamo da qui a breve quello che ci sarà da fare. Sì. Renzo diceva te pils. Prendo la palla al balzo perché anche la Social Montalto è già al lavoro, vero? Sì. Non ha avuto nessun tipo di problema, hanno riconfermato l'allenatore che c'era perché ha fatto molto bene con una squadra il cui budget è decisamente molto più basso di quello che girano nei campionati di promozione. Ma proprio perché lì si sta bene, c'è organizzazione, c'è puntualità nei pagamenti, è una famiglia dove non ci sono pressioni di risultati ad ogni costo, no? Abbiamo perso partite anche numericamente pesanti, però non è mai successo nulla, la sera siamo andati sempre a mangiare o a bere l'aperitivo insieme, cioè è un bell'ambiente, si sta già lavorando. La vecchia guardia, quelli che contano, sono già stati riconfermati, Renato Prete, Simone Scarnato, Alessandro Prete, il giovane portiere nudo, Sagula, cioè la squadra si sta già componendo, mancano tre pedine, quelle importanti e giuste che serviranno a far sì che la squadra possa ripetere la brillante stagione dello scorso anno, perché ripetersi, lo sa benissimo anche Andrea, non è facile, per cui meglio, come dire, cercare di mettere una pezza dove è necessario per tentare di restare ancora lì in alto, non con prospettive di vittoria ad ogni costo, ma per divertirci si sa, bisogna anche vincere ogni tanto, altrimenti non è più un divertimento. Allora Renzo, approfitto della tua presenza perché mi chiedono della tribuna B se ci sono novità, tu hai qualche novità in merito? So che c'è stato un incontro tra il presidente e il sindaco. Si dovranno rivedere, ma lì il discorso è legato anche alla concessione in uso del campo sportivo Gigi Marulla alla società Cosenza Calcio. Perché domani, anzi oggi scade la concessione esistente, va rinnovata. Per rinnovare questa concessione devono trovare un punto d'incontro società e amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale, per dare in concessione lo stadio per più anni, necessita che ci sia un progetto che guardi al miglioramento complessivo dello stadio. Il comune non ha questi soldi per farlo, bisogna vedere se questi soldi li mette la società. Diversamente, per dare avvio ai lavori bisogna aspettare che la Regione Calabria possa, come dire, dare un contributo più o meno simile a quello dato al Catanzaro, oppure seguire un'altra strada, perché c'è un'altra strada, c'è questa società immobiliare che è interessata alla gestione dello stadio San Vito Marulla, facendosi carico dei lavori di riammodernamento generale, però averlo poi in concessione per molti anni, ma questo forse creerebbe qualche disguido poi con la società Cosenza Calcio di appartenenza, quindi c'è tutto questo intreccio che va, come dire, smatassato, sbrogliato, quando prima Cosenza Calcio e sindaco e amministrazione si rivedranno per cercare di trovare un punto d'incontro che secondo me, a mio avviso, è necessario trovare per il bene di tutti, del Cosenza prima di tutto. Allora, con queste parole purtroppo la trasmissione termina qui. Io a Silvio ovviamente dico, se tu vieni in studio hai più tempo per parlare con noi, quindi vedi di sbrigarti che venerdì prossimo... The Pils. Ti aspettiamo qua. Grazie a Silvio Zizza, grazie ad Andrea Spinelli, grazie in bocca al lupo per tutto, grazie a Renzo Andropoli, grazie che sicuramente ritroveremo grazie anche nelle prossime settimane, al mister del mio cuore. Ciao, ci vediamo venerdì Ciao, prossimo, al regista mio. Luca Chito e a tutti quanti voi per averci seguito. Arrivederci.